Ragazzi, vi posso offrire un caffè? Ditemi la verità però, quanti ne avete bevuti oggi? 2? 4? 6? Ma quanti caffè si possono bere ogni giorno? Fino a 5 tazzine al giorno risultano protettive per il nostro organismo. È un fantastico protettore delle nostre arterie, grazie alle sostanze antiossidanti che contiene. Pensate che una tazzina di caffè è 4 volte più efficace di una tazza di tè verde. È inoltre un grande amico del nostro fegato, infatti previene la cirrosi epatica e i calcoli biliari. Soprattutto amaro, il caffè dopo i pasti, è un ottimo digestivo. Il caffè è di grande aiuto anche nelle crisi asmatiche, infatti è in grado di dilatare quelli che sono i distretti vascolari periferici, come i bronchi, e ha un'emivita, quindi una durata nel nostro sangue, di ben 2 ore dopo la sua assunzione. E non è tutto, il caffè ha anche effetti analgesici, ovvero vasocostrittore cerebrale, quindi riduce l'afflusso di sangue nei nostri vasi e permette quindi di far passare ad esempio il mal di testa. Inoltre potenzia gli effetti del paracetamolo, degli antinfiammatori e dell'aspirina. Il caffè è anche un grande alleato per coloro che sono a dieta, infatti accelera il metabolismo e permette di bruciare più rapidamente i grassi. Corto? Lungo? Americano? Insomma, esistono tanti tipi di caffè e ognuno ha la sua quantità di caffeina. Ad esempio quello americano ne contiene molto di più, quindi attenzione a non superare le 2 tazze al giorno. Un'ultima cosa, anche le donne in gravidanza possono consumare caffè, ovviamente con moderazione e soprattutto, insomma, lontano magari dalla vostra nausea. E chi soffre di ulcera gastrica, attenzione, non lo beva a stomaco vuoto, ma con moderazione può tranquillamente includerlo nella dieta. Insomma, beviamo caffè, l'importante è non esagerare.